Benvenuti nel mio nuovo video. Oggi in compagnia delle buonissime gallette di riso, appena tornato all'università, vi racconto un po' della partita ieri sera. Mangio per evitare possibili improvvisi sbalzi di incazzatura. No, ma al di là di quello, ieri è stata una partita ancora deludente, perché, come sempre, ovviamente l'hashtag è sempre Arache su stufo, perché alla fine, da quando mi hanno fatto praticamente far girare le balle, cioè dalla semifinale di Coppa Italia in poi, compreso, vabbè, anche Parma-Milan, insomma, il risultato poi di Torino-Milan, che lasciamo stare. Ieri è stata una partita che praticamente è iniziata uguale a quelle precedenti. Primo tempo indecente, indecente, sembravamo come questa galletta, tutta mangiucchiata, senza idee, spazi indecenti, spazi indecenti. Infatti, addirittura Rodriguez ha deciso di proprio di fare una diagonale indecente e di far sì che Sansone, no, Sansone, scusate, Orsolini si trovava appunto davanti a Donnarumma, ma Donnarumma parava con la spalla. E poi altre folate del Bologna, che praticamente ha giocato molto bene i primi 35 minuti. Noi disordinati, poi c'è stato l'infortunio di Biglia e il caso Bakayoko, che lascerei stare, evidentemente. Meglio non parlarne, penso sia già rientrato, perché oggi c'è stato un chiarimento, quindi evitiamo. L'immagine che a me piacerebbe sempre vedere, immaginavo che c'erano, che si spezzava tutto, è quella di Borini. Dopo finisco di parlare della partita, quella di Borini, che a fine partita, nell'intervista post partita, pur sanguinante dal naso, come praticamente un fazzoletto zoppo di sangue, parlava alle telecamere e aveva appunto anche poi espresso il suo parere sul fatto che così bisogna finire le partite. Ed è quello che io voglio sempre vedere: sangue dal naso, distrutti, finiti. Quello che noi praticamente non abbiamo mai fatto nelle ultime partite, dove in realtà c'era da mostrare quello che ognuno dei calciatori ben profondamente pagati doveva dimostrare. Ma al di là di quello, torna la partita, poi al 37esimo, incredibilmente, da un assist del subentrante José Mauri, Suso, assente anche ieri sera fino a quel momento e per tutte le partite precedenti, si inventa anche un po' con fortuna, ma con buon dribbling, una serpentina in aria fino ad incrociare il tiro. E lì ho detto: vabbè, abbiamo cominciato a prendere le distanze, abbiamo cominciato a ritornare un po' più alti come lo eravamo qualche mese fa. Mi ha detto: per favore, evitiamo di prendere gol a fine primo tempo. Così non è stato. Pardon, scusate, così è stato. E nel secondo tempo, una squadra che è tornata in campo col piglio giusto. Abbiamo creato, cioè, o meglio, c'è stato un fantastico Ignazio Abate. Il secondo tempo è stato superlativo. Infatti, adesso vedo se fare le pagelle, però Abate penso sia migliore in campo. Perché sapete, ormai l'hashtag è questo, quindi io pagelle non vorrei neanche farle. Però la sua intelligenza, la sua voglia di giocare da vecchio rossonero, qual è? Ha permesso a Suso, che imbranato è, di uscire a fare qualche sgroppata in più. Qualche passaggio riuscito di più a Suso, perché i passaggi che arrivano a Suso solitamente sono lenti, poi Suso deve andarsi a prendere la palla a centrocampo, quindi non ha possibilità di attaccare. E quindi, secondo tempo,
Però una buona manovra, incoronata poi dall'ingresso poi di Borini per Hakan, anche lui mezzo rotto, siamo un po' presi male, adesso vi racconto anche la terza disgrazia di ieri sera. Borini che sulla sfida di Skolupski, sul tiro di Paquetà, andava a piazzare il 2-0. E la partita, visto che stavamo cominciando a macinare il gioco, finalmente, ma tanto immagino sia una cosa di reazione al ritiro, di reazione alle critiche, quello che però io non voglio che sia così perché voglio vedere tre partite con il sangue agli occhi. Ma non sarà così, ci mancherebbe altro, poretti si sprecano troppo. E cosa è successo? E subito bisogna rovinare la partita. Prendi un gol stupidissimo, penso il gol più stupido che abbia mai visto, cross in mezzo, tutti fermi e abbiamo fatto segnare il signor Mattia Destro che era non so da quanti mesi e anni che non segnava, e girandosi tranquillamente in mezzo all'area come se fosse, non so come paragonarlo, che boh, abbiamo lasciato lì, mezzo il mare aperto, ok? Con Zappatone, Poletto anche lui, grande partita, Musacchione un po' meno, e gol di 2-1. Non contenti, abbiamo anche, perché questo è il nostro problema ormai credibile, come ci facciamo buttare fuori una partita dietro l'altra dopo Romagnoli che mi ha un po' deluso dopo gli applausi di Torino. Paquetà va con rissare con i giocatori di Bologna, tra cui Dix che poi è stato espulso e gli sta bene, continuiamo a parlare fino all'ultimo, un po' di protestoni, no? Abbiamo presenti i protestoni anche nel mondo della qualità di oggi, no? Non voglio fare riferimenti puramente casuali. Quei protestoni che cantano, che anche dal punto di vista politico, ma andrei quello. E concludo. Paquetà sbatte e 3 giornate di squalifica. Attenzione perché è notizia di poche ore fa, pochi minuti fa, quindi stagione finita. Sbatte, cioè meglio, reagisce contro l'arbitro ed è espulso. Quindi ci vogliamo complicare la vita. Poi, per fortuna, che da quando è stato espulso Paquetà, 75esimo e rotti, fino al 95esimo, perché con Milan valanghe di minuti di recupero, siamo riusciti a tenere bene. Mi aspetto un po' più da Piontek, perché anche ieri sera, ma alla fine non gli arrivano palloni, cosa vuoi che faccia? Però perché sono così positivo? Ritornando a noi, io questo video lo intitolerò Speranze, cioè, cosa sto dicendo? Mi correggo subito. Speranze europee, perché l'avevo detto, insomma, la vittoria poteva solo far che bene, perché il prossimo turno sarà dura, combinazione di risultati pazzeschi, l'Atalanta ospita Genoa. Tiferò Genoa a manetta, ma la vedo dura. Quindi speranze Champions difficilissime. L'Europa ce la possiamo fare visto il calendario. Poi bisogna sperare la penultima, Inter e Atalanta che vanno a giocarsi a Napoli e a Torino le partite. Quindi la vedo veramente dura. Detto questo, vittoria da Speranza Europa e continuando a mangiare le gallette. Vi saluto, vi rimando al mio canale come sempre, al mio canale, nella mia pagina Instagram. Ci vediamo domenica, forse, dipende perché sono via, quindi post partita vediamo se riesco a farlo, magari da una location particolare, ma di Fiorentina-Milan, partita fondamentale. E che dire, all'asta che è sempre lo stesso, ara che sono stufo, però vittoria. Diciamo, come quella con la Lazio in campionato, un po' che ti fa respirare, ma bisogna continuare perché sennò non si va da nessuna parte. Ciao ragazzi, buona serata a tutti. Ciao.